Ciao ragazzi, vi presento un dipinto della seconda metà del Seicento che farà parte presto della collezione del Museo Diocesano. Rappresenta Giovanni Battista mentre battezza Gesù nel fiume Giordano. Nel battesimo dispensato da Giovanni, immergersi nel fiume era come seppellire la vita di prima, mentre riemergere dall'acqua significava appunto ricominciare da capo sotto il segno di una svolta irripetibile. Per Gesù il battesimo è accettazione della morte per i peccati dell'uomo e al tempo stesso è anticipazione della risurrezione. E il Giordano rappresentava le acque originarie del diluvio, ma anche la fonte corrente della vita, e come i grandi fiumi, dal Nilo al Tigri, all'Eufrate, era risorsa vitale per la sua terra, come lo è anche oggi. Nella Laudato Si, Papa Francesco parla per questo di fratello fiume e scrive: «I sacramenti sono un modo privilegiato in cui la natura viene trasformata in mediazione della vita». Nella vita appunto soprannaturale. L'acqua che si versa sul corpo del bambino che viene battezzato è ancora segno di vita nuova. Quindi proteggiamo la forza vitale dei nostri fiumi.